La cosa che insomma, rendeva un attimo un po' più cupa, come dicevi, è che Anderson ha una visione completamente cioè pessimista, non c'era via d'uscita. Nel momento in cui non c'era non era possibile un nuovo illuminismo in un'età assoggettata alla tecnica, perché cioè, la tecnica rigenera se stessa. Dove lo porta questa visione? Lo porta a una sorta di sospensione, cioè questo sistema non ha possibilità di rinnovamento, ma nello stesso tempo lui non è in grado di dire attraverso quali strumenti si possa rinnovare allora. Perché lui dice come fa l'uomo vecchio a costruire l'uomo nuovo. La sua è una visione profondamente disperata. In questo è consonante la sua posizione, quella di Adorno diceva essere ottimisti non essere indecisi. Ah, è lui che lo dice. E Anders potrebbe dire la stessa cosa. Diffidiamo della speranza perché ci frega. E lui è un filosofo profondamente ostile alla speranza. E in questo c'è tutta una tradizione dell'ebraismo, che adesso non possiamo aprire, sulla diffidenza nei confronti della speranza, che trova in Spinoza il punto più alto. Spinoza dirà che la speranza ci fa riporre fiducia in cose che noi non possiamo in qualche maniera governare. La sua posizione poi si infrange e diventa una forma di etica personale, che non gli impedirà di partecipare ancora a Chernobyl, alle manifestazioni contro il mondo nucleare, ci mancherebbe. Ma anticipando la critica, lui scorge, la sua analisi è perfetta. Non riesce però, non trova il soggetto che possa modificare in maniera radicale la realtà. È uno scacco che tutta la teoria critica di cui si fa carico. E lui questo diventa, come in Benjamin che arriverà a suicidarsi, diventa proprio qualcosa che ti scortica la pelle. La straordinarietà di questi autori, che loro sono in gioco con tutta la loro vita, in tutti i campi. E questo che rende straordinario lui, Canetti, Rosa Luxemburg, che per vie differenti non scindono mai, non separano mai la pratica dalla teoria. Pensate a Rosa Luxemburg che decide di partecipare ai moti di Berlino, sapendo che verrà uccisa, perché è lei che vogliono morta. Cioè, l'idea veramente straordinaria di un sapere che si incardina in una vita, questo è raro, queste sono figure che di margine, che pensano il mondo da un limite, ma è un limite che è inevitabile assumere, perché altrimenti finiamo per entrare in un rapporto conciliante e rasserenante che addomestica l'esistente. L'esistente non va domesticato. Perché dentro questo totalitarismo morbido in cui pure si avverte il dominio, no? Non se ne ha pure la percezione, perché è una ribellione, perché è una rivolta? Perché una rivolta c'è un elemento oggettivo, la guerra fredda. Cioè, All'epoca. la guerra fredda è quella che la paura del nucleare poi innesca i movimenti degli anni 60 e 70. E quindi la rivolta è necessaria in un mondo che per la prima volta può porre fine a se stesso. Cioè non c'era stata un'epoca storica precedente nella quale si poteva arrivare così vicini al fatto che la specie umana si sterminasse da sola. E questo spiega la radicalizzazione degli anni 50, già 50, se pensiamo negli Stati Uniti, la Beat Generation, Ginsberg, piuttosto, già lì. Quello che lui diceva, insomma, è che noi siamo in un meccanismo dove vige il totalitarismo della macchina, cioè tutto il sistema, anche tutto il sistema economico, alla fine confluisce nel progredire della tecnologia della macchina in sé. Per dire, anche le politiche economiche dei governi, degli stati, delle nazioni, degli interi. Insomma, schieramenti confluiscono nel far come magari negli anni 50, 50-60 poteva essere la corsa nello spazio, oggi c'è la corsa ai semiconduttori, al 5G o altre tematiche che comunque si riconducono alla tecnica. Tutto viene ricollegato a questo finto progresso, progresso dal punto di vista umano dell'uomo
non c'è in termini di benessere, non è garantito. Anzi, lui sostiene che c'è una asincronizzazione, proprio lo uso di questo termine, e tra gli uomini e i loro prodotti. Cioè i prodotti che noi costruiamo ci sopravanzano, sono più perfetti di noi, al punto che noi proviamo una vergogna prometeica. Cioè noi non riconosciamo più nel prodotto qualcosa di nostro, ma è qualcosa che ci sopravanza. E questo era un grosso tema, che era il tema dell'alienazione. Esatto. Tempi moderni, no? Giusto per fare un esempio, Chaplin che si infila nella... quella è l'alienazione, esattamente. Lui non riconosce più la macchina, il bene, il suo compagno di lavoro, non lo riconosce più. Gli si erge davanti come strano, una sorta di dimensione di turbamento, di perturbante. Allora, il tema della tecnica. Anders è sicuramente un critico radicale della tecnica, perché lui supera anche la famosa, no, dualismo, ma la tecnica se usata bene, no? Non è possibile. E questo è il pensiero critico del Novecento, perché sapere è potere, aveva detto Bacone. Sapere potere significa che io metto le mani nella natura, le storco le sue modelli di funzionamento e la condanno a mero fatto brutto, perdere la sua peculiarità. Quindi è inevitabile che la tecnica diventi e domini la natura, non c'è possibilità di un uso alternativo, perché la tecnica ci autorizza a fare tutto ciò che possiamo fare. Per cui se vogliamo bombardare adesso il Cairo, lo possiamo fare perché tecnicamente siamo attrezzati per quello e viviamo una sorta di sospensione etica che ci mette al riparo dai rimorsi di coscienza. Cioè tutto avviene in una sospensione dell'etica. E quindi la tecnica è, ripeto, ci autorizza a fare tutto ciò che si può fare, anche le nefandezze peggiori. Un secolo dopo, curiosamente, un pensatore che passa per sistematico, e lo è per certi versi, Hegel, dirà, capendo bene questo tema, dirà comprendere e dominare. Ma anche, ovvero nella comprensione delle cose, cioè, è già iscritto un progetto di dominio. Nella tecnica è già iscritto un progetto di dominio della realtà. Noi oggi iniziamo a dubitare della tecnica. Anche questa recente epidemia, dove, ripeto, le categorie andersiane non tengono poi troppo. Adesso funziona più un discorso come quello di Agamben. Non so se avete mai parlato, avete un po' incrociato. Il sistema produrrebbe emergenza. No? Allora, vive di emergenza, quindi la forma dominante e normale di governo è l'emergenza. Cioè noi ormai siamo abituati che, appunto, come si diceva prima, il conflitto è allontanato e noi viviamo di emergenze continue, tant'è che lui dice se un sistema vive di emergenza finisce per produrre, quindi non è un complottista. Cioè secondo me è diversa dalla posizione di Anders, perché Anders continua a ragionare su un sistema che funziona in un certo modo, mentre oggi noi facciamo fatica a intendere le diverse connessioni che tengono insieme le esperienze. Non abbiamo le parole per dirlo. Ad esempio, rispetto a un fatto così tragico come quegli anziani morti che vengono portati via coi camion, sì, forse ricorderete, noi non abbiamo più le parole per dire qualcosa di così grande. Non a caso, dove le andiamo a trovare? Nella letteratura. Allora uno si legge La peste di Camus o di Boccaccio e lì trova forse qualcosa. Ma noi veramente siamo ammutoliti. E questo perché? Mentre nel mondo di Anders c'è sempre un rumore di fondo, no? Tutto si muove, questo mare. Le abbiamo smarrite totalmente.